Tanto quanto basta, è il mio motto. Vi presento un pezzo della mia nuova location, qualcosa la conoscete già, forse un po' le stesse cose montate leggermente in modo diverso, un po' alleggerite, ma lasciate che vi spieghi questa mia transizione. Sebi Torrisi, Creative Solutions. Sarebbe quasi impossibile presentarvi in un solo contenuto e in brevissimo tempo, dove di mezzo ci stanno tutte le operazioni di riadattamento, qualcosa di nuovo completamente stravolto. Piuttosto questo rappresenta un punto di partenza partendo da un punto di arrivo. In un precedente contenuto, che se non avete visto recuperatelo attraverso la descrizione, vi ho anticipato, vi ho comunque spiegato dal punto di vista più fiscale il motivo di questa mia scelta. In uno spazio di proprietà dove c'è tanto spazio potrei farci di tutto, tanta roba, invece l'ho rimpicciolito, o meglio ho diviso tanto spazio in due zone, ciascuna delle quali è di circa 30 metri quadri. Quindi in solo questo ambiente, che è il lab, passo da una situazione di quasi 15 metri quadri, quella che conoscete dagli ultimi 5 anni di presentazione dei miei contenuti, a quasi il doppio, forse il doppio, sfiorerei i 30 metri quadri. E lascio un altro pezzo a disposizione che vedrete prossimamente, che comunque fa parte dell'impostazione che ho avuto negli ultimi 2-3 anni, ovvero lo studio, il setup dove c'è il mio logo gigante, diciamo inclinato, che ancora devo montare dall'altro lato, che serve non solo a editare ma anche a realizzare quei video più puliti, dove mi trovate spesso a fare qualche recensione, qualche verticale o qualche contenuto in generale breve che non richiede necessariamente questa impostazione. Wilson si è preso il suo posto, ogni tanto asciughiamo il sudore a Wilson e anche quello mio. Mi sono reso conto ultimamente, anche in base alla mia impostazione, che registrare, editare, montare, rifare delle parti condividendo due ambienti diversi, quindi lab e lo studio, diventava praticamente impossibile, soprattutto se gli spazi che avevo a disposizione erano in affitto, erano in locazione, non erano spazi miei. Quindi diciamo che la scelta è stata anche motivata. Registrare ed editare quindi in due ambienti diversi, dove il lab già era stretto, e ancora l'abitudine di fare una ripresa laterale come questa, cosa che comunque mi ha portato a fare quasi tutti i contenuti in quel modo, perché non riuscivo a piazzare la fotocamera frontale in modo da riprendere tutto questo pezzo, che è stato, ripeto, montato quasi allo stesso modo. Questi moduli un po' staccati che si prestano alla retroilluminazione e qualche predisposizione futura, sono un po' affezionato, l'ho detto, mi sono contraddetto tante volte quando ho detto che l'OSB mi ha un po' scocciato, ma allo stesso tempo ho paura dei cambiamenti di netto, perché il pubblico si affeziona e quando c'è un cambiamento troppo radicale un po' reagisce in maniera strana, reagisce male, almeno per quello che io ho la sensazione di percepire. Quindi l'ambiente, il primo ambiente è questo, e da questa parte questa parete divide quello che poi traslocherò dal vano sacrificato nella casa dove ancora vivo a questa parte. Diciamo che la voglia di sperimentare comunque resta e sarà oggetto dei prossimi contenuti, compatibilmente a quella che è la mia linea tradizionale e quella che sto per sperimentare, perché le cose nella comunicazione stanno cambiando. Dietro di voi, praticamente dietro la telecamera che io vedo, che sto usando per registrare, nascerà un ambiente che non è esistito, per creare l'angolo vintage, anche la morsa che io vedo lì piazzata, poverina sofferente, che servirà comunque a portarci indietro nel tempo e lavorare un po' come si faceva una volta. Sono alla ricerca di un banco da falegname, non so se lo costruirò io o un banco in generale dove si lavorava e come si lavorava una volta, non so se appunto impostarla la cosa sulla falegnameria hobbistica oppure in generale sulla, diciamo, sul fai da te, così come era visto un tempo fa. Quindi mi organizzerò con l'intonaco, con la rasatura della parete e anche con l'impianto elettrico, cosa molto interessante, perché cercherò di realizzare quegli impianti di una volta fatti con la treccia, con la pezza, la treccia storica se non sbaglio si chiamava, con gli interruttori e le prese di porcellana. Procurerò un po' di materiale, ovviamente sotto protezione, perché molti di questi non sono più a norma, però sotto mia discrezione, diciamo, rivivremo qualche momento del passato. Nel frattempo avrò modo di dare spazio e giustizia a quelle strumentazioni, quegli attrezzi, diciamo un po' vintage, che mi avete visto utilizzare con tanta passione e riesumare, per piazzarli appunto nell'angolo e nella postazione, diciamo, giusta.
Da questo lato parete precaria, tra non molto vi mostro cosa è successo in queste ultime settimane. Non vedete montata la Saracinesca, contrariamente a quanto detto nell'ultimo contenuto dove pensavo di doverla rimontare. Qui c'è la predisposizione, qui qualche altra cosa che ancora deve essere completata. Ancora sono indeciso. La scelta è stata maturata anche grazie al risultato di un sondaggio che ho fatto su Instagram, dove appunto mi sono espresso sull'utilità di questa serranda, quella che c'era nel vecchio garage, dove all'interno si metteva tutto quello che si poteva, che non doveva prendere polvere. Sicuramente da questa parte ci sarà una soluzione per creare qualcosa per proteggere cose e, diciamo, attrezzi che non devono prendere polvere, ma allo stesso tempo sono molto attaccato alla situazione da esposizione. Forse questa fetta, questo pannello sarà integrato, sarà nascosto per poi essere svelato quando serve, forse rimarrà così. Quindi magari poi ci lavoreremo insieme, grazie anche ai vostri interventi, alle vostre opinioni, per riempire questa parte. Negli ultimi anni ammetto che è stata un po' una fissa far vedere negli spazi, nei laboratori, nelle stanze del piacere, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo nei setup, adesso si chiamano anche così, tutto quello che avevamo, perché non so, un po' avevamo l'idea del ferramenta che dovevo mostrare tutto. Adesso un po' cambio linea, o comunque alleggerisco leggermente la linea per mostrare quello che serve. Ovviamente se ho 13 lattine di impregnante che prima stavano all'interno della saracinesca, adesso non me la sento di far vedere qui tutte piazzate da qualche parte. Forse li farò vedere quando sono nel contesto della lavorazione, per esempio del legno, o comunque della realizzazione facile di qualcosa in legno, piuttosto che mostrarle lì quando non le utilizzo, o far capire che ho tanta roba che poi utilizzo solo quando serve. Quindi alleggerisco un po' la situazione contestualmente a quello che è la comunicazione di adesso, che noto che è molto più diretta, molto più leggera e veloce. Si rischia di portare fuori strada chi ci ascolta, comunque chi deve catturare il nostro focus. Ammetto che ancora qui c'è un po' di casino, qualcosa andrà sistemato. Io mi aspetto anche i vostri commenti sotto il video, dove mi suggerirete quello che a colpo d'occhio va o non va. Forse 10-15 cm più basso rispetto alla vecchia location, lo noto pure da qui. Ho voluto riutilizzare tante cose, spendere poco, perché già quello che ho speso l'ho speso per tutto il resto che non vedete. Piuttosto poi mi sperimenterò da questa parte e alla mia destra, che prima era la parte dietro di voi. Lasciate un attimo che vi racconti un po' come sono andate le cose all'interno di questo ambiente prima di renderlo così. Per prima cosa organizzo la struttura precaria. Ho trovato delle tavole grezze larghe 10 cm con le quali costituisco lo scheletro. Ho subito notato che piazzate in verticale già formano una struttura abbastanza portante, ma ho comunque impiegato qualche spezzone trasversale da parte a parte. Modifico quindi una porta di recupero e penso subito all'impianto elettrico, attingendo da una scatola di derivazione molto vicina per predisporre prese e punti luce. Per chiudere la struttura mi sono procurato dei pannelli tagliati su misura in LSB, un materiale che ho scoperto adesso molto interessante, simile all'OSB però con una superficie rifinita. Con uno spessore da 18 mm e la struttura, vi assicuro che in una parete precaria come questa possiamo caricare tanta roba. Procedo quindi ad installare delle cassettine 503 per sistemi a secco, costose ma efficaci. Spero di non aver dimenticato nulla per le future installazioni elettriche. Torno alla parete in muratura passando due mani di rasante Keracol grana grossa, dopo aver picconato in diversi punti la finitura esistente, dove c'erano delle discontinuità dovute a delle vecchie installazioni. Dopo la seconda mano subito passo il frattazzo spugnato per un effetto garage. Una mano di primer e vado di tinteggiatura, passo un'idropittura già utilizzata nei miei vecchi progetti. Per quanto riguarda invece la superficie della parete precaria, quella in LSB, alla stessa tonalità di colore ho aggiunto della segatura, della vinilica e un pizzico di nero, in modo da creare una superficie effetto intonachino. È un esperimento già collaudato quando realizzai la scenografia con il mio logo gigante, che sta ancora nello studio.
Passo quindi a svuotare il vecchio garage. Fortunatamente ricordavo dove erano piazzate tutte le viti per poter rimuovere i pannelli senza troppe difficoltà, che avevo intenzione appunto di riutilizzare. Un po' faticoso è stato però lo smontaggio della serranda portaattrezzi, che alla fine ho deciso di non rimontare più, anche grazie al vostro sondaggio fatto su Instagram, almeno per ora. Nel nuovo setup i pannelli recuperati sono stati smussati per un discorso anche estetico, con una fresatrice verticale negli spigoli, in modo da poterli poi montare separati e predisporre una retroilluminazione futura. Dietro ogni pannello ci stanno dei listelli verticali, così come il vecchio montaggio che dovreste conoscere dai miei vecchi video. Qualche test per future riprese e qualche perplessità iniziale sull'illuminazione, che poi ho risolto tranquillamente aggiungendo fonti luminose a destra e a manca. Ho scelto questa volta di montare il compressore sempre sospeso ma in basso, per giustificare poi una scelta che farò in futuro. La praticità di prima, l'identità di prima, con un montaggio rivisitato che si presta a successive evoluzioni. Cosa succederà quindi ve l'ho già spoilerato. Man mano video facendo nasceranno cose nuove, mi correggerò in base anche ai vostri suggerimenti, che mi aspetto già sin da ora attraverso lo spazio sotto il video dedicato ai commenti. Qualche criticità, vedete, ancora sono al buio, ma già sono quasi a un metro dalla parete che ancora deve essere lavorata, dove sicuramente ci saranno fonti luminose. E poi, spoiler leggermente, passerò da un punto, da un lato all'altro. Per adesso nulla di, anche perché c'è la porta grezza che va lavorata. Forse in un contenuto interessante dove vi mostrerò come gestisco la pittura con la segatura, quella che avete visto durante le fasi di qualche minuto fa, dove vi ho fatto vedere cosa è successo qua dentro. Non so se ancora confermare la vetrinetta che ha accolto in questi anni, si trovava qua sopra, gli strumenti di misura, i multimetri, qualche penna tester, non tutti quelli che ho, perché molti sono stati esposti nel lato B, diciamo, del contesto, nello studio, quello che nascerà da questo lato, e tanti altri non li conoscete perché non ho avuto spazio o modo di mostrarli. Quindi devo capire un attimo se tutta la strumentazione pulita sarà esposta dall'altro lato, e poi quella che serve messa a portata di mano in qualche contesto, su qualche supporto che creerò da questa parte. Ad esempio gli scalpelli sicuramente torneranno dietro di voi, in questo caso alla mia destra, nel contesto un po' più vintage, forse perché più da falegnameria di hobbista e qui più da ferramenta. Questo è ancora da decidere. Fatemi sapere cosa ne pensate, ripeto, mi aspetto i vostri commenti sotto qui il video per capire un attimo come muovermi, le vostre impressioni, le vostre reazioni. Da Sebito Risi per adesso è tutto, e dal nuovo lab Wilson sta sempre lì. Alla prossima. Minchia, mi sono scordato il cestino della spazzatura.